Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo di nuovo con Laura, di nuovo su un'isola e di nuovo con il nostro carretto, questa volta 2.0, per una nuova avventura. Siamo pronti e con questo posto meraviglioso voglio introdurvi a questa appunto nuova avventura. Ci troviamo in questo momento sulla spiaggia delle dune di Portopino. I Sarutas, dune di Portopino. Le potete vedere, sono altissime qui alle mie spalle. Siamo di fronte a questo mare fantastico, cristallino. C'è solo un piccolo problemino. Le persone qui dietro sono tante, anche se forse non si vede nemmeno. Però noi siamo venuti un po' più in fondo proprio per stare per i fatti nostri e per godere di questa natura meravigliosa. Guardate quanto sono alte e quanto è bello questo posto. Veramente molto figo, ne vale la pena. Siamo arrivati questa mattina partendo da Napoli con il traghetto e ci aspettano un po' di giorni di avventura. Primo bagno nel mare sardo. Pranzetto leggero dopo il bagno, giusto per rinfrescarci un po'. E come vi dicevo, siamo partiti ieri in serata dal porto di Napoli, ci siamo goduti un bel tramonto sul mare e poi dopo 15 ore di navigazione siamo arrivati stamattina alle 10:30 più o meno a Cagliari. Quindi questo è il primo punto in cui ci fermiamo, la nostra prima tappa del nostro viaggio in Sardegna. Ci siamo rinfrescati con questo bel bagno al mare, abbiamo anche pranzato, qualcosa di fresco, e ora stiamo ritornando alla nostra macchina per raggiungere la seconda tappa. Vogliamo andare a Masua per cercare un po' di informazioni per quanto riguarda l'arrampicata sul pan di zucchero o comunque per l'arrampicata lì nei dintorni. Quindi andiamo a vedere se riusciamo a concludere qualcosa. Speriamo. Nel frattempo vi faccio vedere il nostro carretto. E già da qui potete intravedere, a parte l'adesivo che non se ne viene del traghetto, la novità, una delle novità. L'avete vista qui, la vedete lassù, insomma è il carretto 2.0, poi più in là vi spiego che cosa c'è di nuovo. Allora ragazzi, siamo di ritorno dalla spiaggia qua giù, siamo andati a chiedere e con alle spalle il pan di zucchero, lo vedete accanto a Laura. Confermiamo che abbiamo l'acqua taxi, quindi domani mattina alle 9 ce l'abbiamo fatta, non so se mi sentite più. Domani mattina alle 9 andiamo a Pan di Zucchero a farci una vietta semplice, si chiama Radio Galena, una cosa del genere, 5C, quindi facile, però insomma vale la pena per il posto in cui si arrampica, quindi siamo molto contenti. E ora dobbiamo andare a trovare un posto in cui dormire stasera. Ragazzi, abbiamo trovato questa strada sterrata e siamo di fronte proprio al pan di zucchero, quindi forse abbiamo trovato una postazione figa per questa sera. Primo posto in cui sostare pieno. Vedete, c'è un furgone qua dietro e ora proviamo a quest'altro, però già vedo
qui dietro altri furgoncini, quindi capacissimo che non c'è posto per noi stasera. Vediamo un po'. Comunque ne varrebbe davvero la pena, perché insomma guardate che spettacolo di panorama. Speriamo. Dormire qui sarebbe veramente figo. Beh, che ne dici? Bello, è stato un po' difficile arrivare, cioè in realtà neanche troppo. No, Però lo sterrato era proprio facile, sei tu che ti sei beh, ansiata di brutto. la prima parte no, era bruttina. Bruttina per una macchina Però come se la passi nostra. qui la notte, Sì, dai, ne è valsa la pena. cioè, farsi il tramontino qui, diciamo che vale tanto. Guardatela come è contenta, ma. Diciamo che in questa postazione siamo i più sfigati, c'è un Volkswagen, macchine camperizzate e noi dormiamo un po', cioè molto più in maniera spartana. E mi fa ridere questa cosa perché comunque questa volta siamo molto più organizzati, ma nonostante questo non basta. Loro hanno cassetti, cassettoni, lavandi, un macello, quindi. Siamo i più sfigati qui in questa postazione. Però, ragazzi, chi se ne frega, ci permette la nostra macchina di venire in questi posti magnifici e goderne appieno, vivendo un'avventura molto molto figa. Quindi, sto cavolo che siamo sfigati, non penso proprio. Guardate in che posto siamo. Ragazzi, guardate questo tramonto, è meraviglioso, poi proprio su pan di zucchero, precisissimo, è meraviglioso, uno spettacolo al quale non si assiste tutti i giorni, veramente bello. Abbiamo perso un po' di tempo con i ragazzi con la Renegade, che ci stavano un po' facendo vedere la macchina, sono venuti a fare un po' di domande e quindi non abbiamo ancora né cucinato né. Abbiamo fatto altre riprese, però ora ci stiamo dando da fare, però perdiamo altro tempo proprio per ammirare una meraviglia del genere. E Laura, nel frattempo mi sa Non che. so fare. Come non sa accendere il fuoco? Non lo so fare, mi piacciono. Così? Tac. Arrivi. Ah, perché hai sbloccato questo? Non va. È andato. Spiegaci che cosa stai cucinando. Penne di ceci con i fagioli, che non è il massimo, però vabbè. Vabbè, abbiamo bisogno di gas, quindi lo produciamo Non noi. abbiamo organizzato bene. Oppure, vi direi il tonno, forse è meglio. Vabbè, vediamo. E qui, ragazzi, potete vedere un po' come siamo messi quest'anno. Levo un po' di cose. Vi faccio vedere che abbiamo un'organizzazione un pelino più adatta per questo viaggio. Lì dietro potete vedere una Bluetti AC200 Max da 2000 watt. Sta scritto lì. E qui il nostro piccolo frigo da 20 litri a compressore che. Insomma, è abbastanza capiente da contenere quello che ci serve per stare, insomma, un paio di giorni, mangiare cose fresche, verdura, frutta, avere l'acqua fresca, quindi stiamo alla grande. Stesso modo per dormire dell'anno precedente in Corsica, quindi non è cambiato nulla, però stiamo molto meglio. L'unica cosa che manca ancora, che non abbiamo implementato, è tipo una doccetta elettrica. Che dovevamo comprare, poi alla fine abbiamo Comunque, rimandato. tonno. Ha deciso Tonno. E poi abbiamo anche 200 watt di pannelli solari che vi ho fatto vedere stamattina, solo che stavano in macchina. Invece, quando
possiamo stenderli, insomma, non ora perché ormai la luce se n'è andata. Guardate che bello, che meraviglia. Quando possiamo metterli fuori, carica cannone sui 150-170, dipende un po' dalla luce, e caricano abbastanza velocemente la batteria, che insomma, così non si scarica mai. Vi faccio vedere attaccata lì, non so se si riesce, alla presa accendisigari, quindi noi comunque viaggiamo, è sempre in continua ricarica. Da 2 giorni siamo in viaggio e è al 93%, quindi non si scaricherà mai. Senti che odore di ceci. Come tu lo senti? Ma che? Fortissimo. Una ventata di ceci. Hai visto? Abbiamo deciso per il tonno alla fine. Ho deciso per Ha deciso per il tonno. Ma questo è al naturale o con l'olio? Beh, non mi so regolare benissimo, però mi sembrano abbastanza simili. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Grazie. Com'è? Com'è venuta? Assaggiamo. Abbiamo fatto una roba molto semplice oggi. Non dovevamo neanche mangiare così tanto. Col pepe è buono. Dai, con suo tramonto ci sta tutto. Mi sa che se ti compare la lineetta rossa. Ma dimmi come si sì! Ma io chiama. l'ho già visto sto video qui. Oddio. Questo dei coltellini svizzeri. Ma che è? Sì! Aspetta. Cioè, avete Wildness fatto going. Ma sì, ma io ci. Tu guarda quanto è piccolo il mondo. Beh, ragazzi, abbiamo passato un po' di tempo con gli altri ragazzi qui fuori, ci siamo intrattenuti un po', ci siamo fatti un caffè insieme ed è questo anche il bello di queste avventure, conoscere nuova gente, sentire le loro storie, quello che hanno da raccontare. Ci siamo divertiti molto, mi ha fatto molto piacere conoscere questi due ragazzi, e poi c'erano altri francesi, non so di dove, quindi insomma non abbiamo parlato tantissimo, però è stato molto bello, prima giornata veramente bomba, produttiva. Domani ci aspetta un'altra bella avventurina sul pan di zucchero, quindi è il momento di andare a dormire. Laura qui dietro già si è messa a dormire, quindi la raggiungo anch'io nel mondo dei sogni. Niente, spero che questo primo video su questa avventura in Sardegna vi sia piaciuto, sia stato utile, ma soprattutto di intrattenimento. Come al solito, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, venitemi a seguire anche su Instagram e TikTok e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao! L'ultima sosta e siamo sul pan di zucchero.